Siamo qui oggi all'Istituto di Lettere, Scienze ed Arti di Venezia, nel Palazzo Loredan, prestigiosa sede presieduta dall'ingegnere Andrea Rinaldo. Siamo anche noi oggi qui impegnati nella giornata mondiale dell'acqua. La nostra acqua è la Laguna di Venezia e quindi il convegno che oggi celebriamo, Laguna di ieri, oggi e domani, è perfettamente in tema con la giornata stessa. Adesso abbiamo anche una serie di relatori, passerei la parola qui vicino a me, l'ingegnere Boato, alla mia sinistra, e l'ingegnere Rusconi, che è uno dei principali relatori della giornata. Abbiamo impiegato un mezzo secolo per decidere il MOSE per realizzarlo. E purtroppo le previsioni, le nuove, le aggiornate previsioni sul cambiamento climatico ci insegnano, ci dicono che fra non molti anni, come dire, l'utilizzo del MOSE sarà così appesantito e così frequente che la laguna non potrà sopportare una chiusura definitiva delle bocche di porto. Ecco, allora dobbiamo pensare già da adesso oltre il MOSE. Il MOSE sta facendo benissimo il suo mestiere, ma dobbiamo già attivarci e credo che gli ingegneri di Venezia devono essere, come dire, la fucina per questa accelerazione del pensiero. Quindi il motto è oltre il MOSE. Naturalmente, quando si pensa a cosa fare in Laguna di Venezia, la storia ci insegna quello che hanno fatto i padri e da cui noi dobbiamo trarre insegnamento per muoverci con lo stesso carattere, con lo stesso stimolo, con la stessa volontà con cui si muovevano loro. Allora, gli ingegneri hanno non solo l'interesse, ma secondo me il dovere di portare un'informazione ai cittadini, alla città, su quello che sta succedendo a Venezia e nella sua laguna. Sappiamo che la laguna è un territorio particolarmente delicato che nel corso di secoli ha subito numerose trasformazioni, sia di carattere naturale sia di carattere artificiale, perché l'uomo ha fatto di tutto, ha spostato i fiumi, ha creato canali, ha costruito barene e quant'altro. I fatti di cui parlava adesso Rusconi saranno all'evidenza di tutti, lo sono già, ma lo saranno anche nei prossimi anni, per cui dobbiamo continuare questa attività di informazione ai cittadini, che come ingegneri è un'attività che vogliamo fare. Quindi questo si vuole presentare come un primo intervento, non è il primo perché ne abbiamo fatto anche in passato, ma diciamo d'ora in poi un inizio di un colloquio continuo con la cittadinanza, per cui abbiamo in mente di organizzare per i prossimi anni altri incontri di questo tipo proprio per l'attività informativa che vogliamo perseguire.